grazie appunto all'Associazione Mercurio, ho potuto passare una mattina in una scuola media di Milano, spiegando ai ragazzi qualche nozione base di biologia, quindi cos'è una cellula, come funziona, e svolgendo delle attività pratiche di laboratorio molto semplici. Abbiamo svolto delle attività di estrazione del DNA, di osservazione di campioni istologici, quindi di campioni di tessuto al microscopio, e degli esperimenti di elettroforesi. Eravamo divisi in piccoli gruppi, quindi i ragazzi si avvicendavano nelle varie attività a gruppi di 6. Io mi sono in particolare occupata di mostrargli i tessuti al microscopio, gli ho fatto vedere dei campioni di midollo spinale, murino, quindi di topo, in particolare tessuti derivati da un modello di sclerosi multipla, quindi ho potuto spiegargli che cos'è la sclerosi multipla, perché è importante lo studio di modelli animali che ne mimino la patologia, qual è lo scopo della ricerca che svolgiamo, quindi capire quali sono i meccanismi neurobiologici che portano allo sviluppo di questa malattia, se sono presenti determinate condizioni ambientali, per esempio, l'importanza dell'utilizzo di questi modelli per cercare delle nuove terapie. Loro appunto si sono veramente appassionati, hanno guardato con interesse i campioni, mi hanno fatto un sacco di domande, erano veramente stupiti, e questa è la cosa più bella. I ragazzi appunto mi hanno fatto una impressione splendida, davvero, anche durante la presentazione. Gli abbiamo fatto all'inizio una presentazione PowerPoint, pensavamo si sarebbero annoiati da morire, invece erano veramente attenti, attivi, interessati, facevano tantissime domande, come quasi non ne vedo neanche i seminari che facciamo qui tra adulti, e quindi è stato veramente molto bello. Le insegnanti anche stimolavano molto la partecipazione dei ragazzi, li incoraggiavano a fare domande. In aula mi sono occupato della parte di elettroforesi del DNA e di estrazione del DNA, quindi l'estrazione del DNA è stata fatta attraverso un protocollo di prelievo della saliva dei ragazzi e poi attraverso l'utilizzo di vari reagenti, vari composti, è stato isolato il DNA dalle cellule che sono state raschiate dal palato, dalla bocca dei ragazzi, e poi è stato reso visibile anche ad occhio nudo attraverso una precipitazione in alcol. E mentre per quanto riguarda le elettroforesi, allora abbiamo preso un campione di DNA che è stato caricato, quindi messo, diciamo, di un gel di un materiale che si chiama agarosio, ed è stato fatto migrare in un campo elettrico in modo da poterlo separare in diversi frammenti e renderlo visibile. In aula, che poi non era un'aula ma era un corridoio, abbiamo individuato 3 macro aree per poter capire una giornata tipo del ricercatore. Chi è stato con me ha potuto valutare le cellule al microscopio ed erano tutti estremamente affascinati dall'idea di vedere questo mondo minuscolo, grande quanto, più piccolo anzi, della punta di un capello, dove è racchiuso tutto quello che siamo. E quindi i ragazzi non volevano assolutamente andare via, quindi la cosa difficile è stato riuscire a interrompere, non ad iniziare questo percorso.